Nel file 020 abbiamo la rappresentazione della pelle secca. La pelle secca è simile alla substance che abbiamo visto prima, però ha qualche piccola differenza, e vale a dire le crepe grandi. Queste crepe grandi che possono essere utilizzate per introdurre all'interno dell'oggetto che ospita questo materiale, la presenza più o meno evidente di una trama che è quella che vediamo rappresentata direttamente all'interno del render, vale a dire questa venatura molto più evidente che viene impostata quando abbiamo queste crepe grandi impostate a 1.0, quindi viene attivato questo livello che altrimenti è invisibile. Le altre impostazioni sono sempre le stesse, la possibilità di modificare il colore, vedremo che vi ho salvato anche un altro file con un'impostazione del genere. Quindi questa è l'impostazione, possiamo dire, di default. Render Amplier, che copiamo un attimo qua dentro. Ok? Abbiamo un altro file a disposizione, file open, che è una variante della pelle secca verde. Questo file è stato creato come? Entrando direttamente all'interno uno del materiale ArcDesign, scollegando quella che è la mappa di riflessione, abbassando un po' la reflectivity, modificando il glossiness, aumentando un po' il roughness per fare il materiale più assorbente per quanto riguarda l'intensità, e quindi diventa più scuro, perché vi ricordo che questo elemento è un elemento che viene utilizzato molto spesso quando siamo in presenza di tessuti o anche di pellami, in questo caso anche di mattoni volendo, dove bisogna far assorbire la luce. Abbiamo poi la nostra mappa. Queste sono le impostazioni con 1, quindi abbiamo ancora la venatura, ed è stato cambiato il colore. Cambiare il colore è molto facile, ed è molto facile creare delle diversificazioni. Se ad esempio volete un divano viola, non vi resta altro da fare che modificare questo selettore. Questo materiale è molto convincente, ha meno effetto di disturbo sulla superficie, con un po' di riflessione, è facile creare dei render di questo tipo, come quello che carico in questo momento. Nella cartella Test Rendering 2 abbiamo il file pelle secca 2. Lo apriamo. Ok. A parte la differenza di colore, che è dovuta appunto, come abbiamo visto, all'effetto del colore diffuso diverso nel Substance Map, possiamo vedere un effetto di riflessione, quindi anche se viene denominato come pelle secca, poi noi lo possiamo modificare con i parametri del materiale ArcDesign e farlo diventare una pelle lucida o semilucida, come appunto in questo caso. È molto facile cambiare le mappe Substance.